compagnia di Chiara Geloni, giornalista, ex direttrice di Udem, già l'abbiamo intervistata l'altra volta, questa cosa che insomma, è stata direttrice di questa web TV del PD e ci esalta molto averla qui come ospite. Lei è già intervenuta in questo seminario che è tutto quanto dedicato alle riforme, insomma, e alle problematiche che da alcune di queste riforme poi vengono trattate e anche sviluppi che ci possono essere. Ecco, il tuo intervento di che cosa ha parlato? Ho parlato ovviamente più di politica che di cose, che di aspetti tecnici, perché non ho titolo rispetto anche ad altri che sono intervenuti a parlare di questo. Ho detto che secondo me queste riforme nascono purtroppo senza una riflessione e un dibattito pubblico su qual è il problema del sistema politico e dove lo vogliamo portare. Neanche nel PD è avvenuto questo, perché non è vero che, come dicono spesso i ministri e alcuni dirigenti del PD, si è discusso a lungo di questa legge. Non è vero, la legge è stata proposta in una lettera di Renzi, appena eletto segretario, a Berlusconi e agli altri leader politici. In questa lettera c'erano tre proposte di riforma elettorale che il PD rivolgeva a Berlusconi. Nessuna di queste tre proposte era la proposta di bandiera storica del PD, quella del doppio turno di collegio. Nelle primarie che hanno eletto Renzi non si era discusso di riforme di modelli di riforma elettorale. Quindi questa riforma complessivamente intesa come riforma costituzionale e riforma elettorale nasce senza un'analisi e senza un dibattito pubblico, a differenza del Mattarellum, che nacque su una spinta referendaria e su una opinione pubblica diffusa che proprio Sergio Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, seppe raccogliere creando un sistema istituzionale che fu approvato da una maggioranza più ampia di quella politica di quel momento, mentre questa addirittura è stata approvata senza un pezzo della maggioranza politica. Quindi, insomma, tu questa apertura in qualche modo ci hai fatto capire che non sei una grande sostenitrice, ritieni che ci sia stata un po' una carenza anche di dibattito democratico? Sì, di dibattito democratico, ma soprattutto, ripeto, di analisi, perché questa legge nasce su alcuni miti ideologici, perché le ideologie esistono, non sono più quelle di una volta. Allora, l'idea così diffusa, se tu vai al bar, se tu vai in giro, insomma, so di essere in minoranza nel dire questo, ma insomma, l'idea è che il problema è che noi abbiamo un sistema che decide troppo lentamente e che bisogna sapere il vincitore delle elezioni la sera del voto. Io credo che nessuna di queste cose sia vera, perché cioè che il sistema è lento e tante volte farraginoso è vero, ma non dipende affatto dal bicameralismo, anche se io poi sono anche favorevole a superare il bicameralismo, vediamo come, ma sono d'accordo che, insomma, dopo tanti anni in tanti paesi non c'è il bicameralismo perfetto e si può benissimo superare. Ma il Parlamento lavora male, non è che lavora lentamente, lavora con disordine, le commissioni lavorano di notte, lavorano di domenica, poi quando il testo deve arrivare in aula non è pronto, poi spesso non vengono fatti i decreti, per cui leggi approvate non entrano in funzione perché non ci sono i decreti attuativi, si fanno tanti doppioni che potrebbero essere risolti coi regolamenti parlamentari, non con una riforma della Costituzione. E poi l'altro mito è questo del sapere il vincitore. Non è affatto detto che sapere il vincitore la sera delle elezioni garantisca un governo che è stabile, che dura, perché la Merkel, quando aveva vinto l'altra volta di pochissimo, non aveva la maggioranza assoluta, ci ha messo un mese a fare la grande coalizione con i socialdemocratici, ma poi il suo governo, dopo che è partito, dopo un mese, con un accordo blindato, è durato per sempre. Ma aggiungo una cosa. Il problema, semmai, negli ultimi anni in Italia che si è presentato è stato quello di un governo inamovibile, cioè il governo Berlusconi aveva esaurito il suo compito, non si riusciva non aveva più niente da dire al paese, ci stava portando sull'orlo della bancarotta e Berlusconi continuava a dire: ma io sono stato eletto, non mi possono mandare via, e usava il suo ruolo di premier votato dagli italiani per premere sui parlamentari e diciamo indurli a sostenere dei parlamentari anche che non erano stati eletti con lui. Quindi il problema non è di un eccesso di instabilità dei governi, è un problema di efficienza, e questa legge non risolve questo problema se non appunto con una mortificazione ideologica dell'autonomia del Parlamento, che io non condivido.
Bene, molto, molto combattiva e risoluta, senz'altro più dell'ultima volta in cui sembravi un po' più un po' più no, è molto interessante, le interviste così sono molto interessanti. Senti, e quindi va bene, proprio parlando della invece della riforma elettorale, ci sono state parecchie critiche, ci sono state appunto nel PD, insomma, ci sono stati un dibattito, insomma, parecchie polemiche, anche una fuoriuscita importante che non so come poi dopo si prende, che forma prenderà, quella di Pippo Civati, ecco, però è anche vero, e questa è una domanda che ho già fatto anche ad altri, mi pare a Bobo Craxi, che questa opposizione legittima interna, che insomma è l'opposizione che scaturisce dalle primarie, insomma, no? La parte non premiata, insomma, dal voto delle primarie e così via, non si è organizzata in qualche modo per, non dico prevalere perché comunque altrimenti non sarebbe stata opposizione, minoranza, ma perlomeno per provare a influire, perché così in modo separato e scoordinato queste anime forse troppo diverse tra loro, non so, chiedo a te. Ma io sono d'accordo e credo davvero che non ci sia niente di peggio di questa uscita che forse viene annunciata, non so se avverrà, insomma, di un'uscita alla spicciolata dal PD, di parlamentari che oggi uno, domani l'altro escono. Lo stesso Civati, al quale io riconosco la coerenza, perché in un partito dove abbiamo visto anche tanti voltagabbana, Civati ha mantenuto una posizione, io non lo considero un tentenna, un ondivago. Civati è stato uno dei pochi parlamentari del PD, e glielo voglio riconoscere, ad avere mantenuto una sua autonomia di pensiero critica rispetto all'arrivo di un vincitore legittimo delle primarie, che però non è detto che ci debba per forza rappresentare tutti come democratici. Quindi gli riconosco la coerenza, ma trovo un po' uno spreco, uno sbaglio che uno che addirittura si è candidato alla segreteria del partito esca dal partito da solo, così dicendo ok, giovedì faccio una conferenza stampa e dico che me ne vado. Secondo me quando si va via si prende un'altra strada, bisognerebbe sapere qual è l'altra strada da prendere, oppure, come a me continuerebbe a piacere di più, avere un'idea di dove e di come contribuire a orientare il PD diversamente da come è orientato adesso. Io credo che il PD sia un partito, a maggior ragione se è così grande come è apparso alle europee dell'anno scorso, ma anche comunque se è un partito che si aggira intorno al 30-25%, deve essere un partito grande, come sono i laburisti inglesi, come sono i socialdemocratici tedeschi, come sono i socialisti francesi, partiti dove al cui interno convivono diverse visioni che si sfidano ai congressi, qualche volta prevale uno, qualche volta prevale un altro, ma possono coesistere e con dei limiti di rispetto reciproco che vengono rispettati, per cui chi vince non schiaccia la minoranza, chi vince cerca di tenere il partito unito. Allora, il concetto di schiacciare la minoranza è anche, insomma, in qualche modo molto opinabile, perché cosa vuol dire schiacciare minoranza? Cioè che la minoranza possa decidere o influire al punto di vincolare, forse è eccessivo, altrimenti non sarebbe minoranza, e questo nell'ambito di un partito che volevo ricordarlo, in epoca bersaniana in una sua assemblea si era manifestamente, in modo, se non sbaglio, unanime, dichiarato per l'unione nominale maggioritario, che poi però questa cosa mi sembra che è passata così. Appunto, nell'epoca bersaniana c'era stato i parlamentari che si candidavano per la coalizione Italia Bene Comune avevano sottoscritto un vincolo reciproco che li impegnava a rispettare le decisioni prese a maggioranza, però c'era un programma sul quale erano stati eletti e soprattutto questo vincolo è stato infranto nel primo atto della vita di questo Parlamento, quando si è trattato di eleggere il Presidente della Repubblica, e la coalizione Italia Bene Comune, che sulla carta aveva quasi la maggioranza assoluta e comunque il pacchetto senza il quale non si poteva eleggere con la maggioranza di 2/3 un presidente, nella sua riunione si è spaccata e poi alcuni si sono ritenuti liberi, dichiarandolo come un grande atto di libertà e di autonomia, si sono ritenuti liberi di non votare il candidato che era stato approvato a maggioranza in assemblea, e quindi non hanno consentito l'elezione di Franco Marini, che a mio avviso avrebbe dato l'avvio a una legislatura molto diversa da quella che si sta svolgendo. Quindi questo vincolo è chiaro che non è valso per queste persone allora,
e questo ha creato un primo vulnus, ma certamente mi sembra difficile che possa valere adesso per proposte che non sono, che non erano neanche in quel programma sul quale quei parlamentari sono stati eletti e che arrivano appunto dentro iniziative individuali di un segretario legittimo, ma che non discute col suo partito le proposte che fa agli altri partiti. Allora, io non sto dicendo che bisogna che ci sia il potere di veto delle minoranze, ovviamente, ma mi pare evidente che questo partito, in questo momento, che il Partito Democratico avrebbe avuto bisogno di un supplemento di discussione sull'Italicum. Non era mai avvenuto, e non è un caso che non fosse mai avvenuto, che metà della delegazione di un partito, 10 parlamentari, tra cui ex segretari, ex presidenti, ex candidati alla segreteria, venisse sostituita in un giorno in commissione da altri 10 parlamentari perché non condividevano la decisione di votare l'Italicum. Questo è vero che dice, ma non era mai successo che 10 parlamentari si ribellavano, ma un governo che sa che 10 parlamentari della commissione, cioè quelli che proprio si occupano di quel tema, non condividono la sua proposta, non ce la porta quella proposta in commissione. Questo è il motivo per cui non era mai successo, perché la politica arriva prima delle azioni disciplinari solitamente. Qui invece si vogliono ridurre tutti gli spazi di mediazione, e l'Italicum credo che sia purtroppo lo specchio di questa mentalità. Ho capito. Senti, e siccome sappiamo che ci segue anche Matteo Renzi, ovviamente, su questa libera web TV, vogliamo mandargli un messaggio? Ciao Matteo. Un messaggio per il futuro. Dico a Matteo Renzi che il Partito Democratico è un patrimonio nelle sue mani e non lo deve dissipare, perché rischia di avere una grossa responsabilità verso i democratici e i riformisti in Italia se non preserva l'unità del Partito Democratico. Con amicizia. Sì. E uno anche a Pippo Civati? A Pippo Civati, in bocca al lupo, e so che ci ritroveremo. Grazie anche a Reggeloni.